Allora, oggi iniziamo questo video direttamente dalla macchina. Ebbene sì, come sempre si vede sullo sfondo, aspettate. Sì, c'ho sempre un po' di robina, va bene così. Allora, devo fare tantissimi giri, ma davvero tantissimi in poco tempo, oltretutto perché ho degli appuntamenti nel pomeriggio, quindi siamo all'una di... ed è a luna, ok, devo ne fare dei giri, ve l'ho già detto, e pensavo di portarvi con voi. Scusate, ma... perfetto, mi è colato il mascara. Bene, sto testando un mascara che a quanto pare cola benissimo, ve ne parlerò in un video recensione. Ma oggi vi volevo portare con me per vari giretti, così intanto per fare qualcosina di diverso, perché i vlog sono solito farli, però per vedere qualcosa. Allora, primo negozio che facciamo, sono già stato in posta ma questo non vi interessava, primo negozio che facciamo, devo andare da Kiabi, perché ho ordinato delle cose che devo prendere con l'opzione e-prenotazione, quindi la prenoti online, arriva in negozio le guardi e se ti piacciono le compri, le paghi direttamente in negozio. Di queste cose pochissime sono mie, tante sono di Brontolo, perché si è lamentato che io ce le ho e lui no, e quindi andiamo a prendere finché ci sono gli sconti, tanto per... sono buona, sono buonissima, lo so. Cerco di portarvi con me ed cercando di registrare qualcosa, non so quanto riuscirò a registrare, ma ci proviamo. Se non riesco a registrare niente, comunque ci riaggiorniamo dopo e vi faccio vedere altre cose, ma... tenetevi strette perché oggi sarà una giornata davvero molto intensa. Ok, ed eccoci qua. Allora, io i giri li avrei finiti, anche perché sono quasi le 4 e io alle 5 devo andare a prendere un frigo che non è per me, oltretutto. Quindi adesso volo a casa, poi dopo spero che qualche clip sia venuta. Nel caso, comunque sia, ed magari mi prendo domani, stasera domani, per farvi dei brevi video dove faccio vedere anche che cosa ho preso, perché alcune cose mi piacerebbe farle con voi. Quindi, vabbè, vediamo. Intanto adesso andiamo a casa e basta, ci vediamo. Eccomi qui, oh sì, ci vediamo. Vi farei notare la mia meravigliosa maglia con le orecchiette, sì. Ho la maglia con le orecchie, ebbene sì. Stranamente l'ho presa da Kiabi, stranamente. Allora, vi faccio vedere un attimo che cosa ho preso in tutti questi giri, perché comunque sia, alcune cose le voglio fare con voi. Dunque, partiamo da... non so da dove. Partiamo con Lobby, che è un negozio di... hobbistica, ma no, neanche, tipo un brico center, però si chiama Hobby, che ho trovato, che c'è nella mia città, c'è solo quello, quindi non ci si sbaglia, e ho preso alcune cose. No, la farmacia non vi interessa. Allora, ho preso questi, sono quelli da appendere con le mollette per stendere il bucato, sono pinze per bucato, vanno bene per, loro chiamano per l'intimo, ma ragazze, in inverno, fate voi, io devo stendere in casa, di sopra, e va bene tutto, ma la roba mi si asciuga in 2 settimane se ho fortuna, quindi bene o male ho 2 stendini, se poi ci appendo anche questi, magari ho più roba da poter stendere che si asciuga, ma poi vi mostro. Devo mostrarvi questo perché era l'ultimo. Allora, tutti gli altri avevano la scatola, questo no, perché era l'ultimo. Comunque, al pacchettino, con il codicino, con tutto, anche sotto lo scomparto per le pile, ma non sono accese. Vogliamo parlarne? No, cioè, è bellissimo. È semplicemente bellissimo, a mio avviso. È un bookshop... riviste, cose dei giornali, con le luci, con il cagnolino, con le persone sedute, cioè per me è bellissimo. E poi non potevo farmi mancare questo, perché non potevo. Questo è a 3,50 euro. Questo ho visto che si accende. No, non si accende. Ah, ne ho provata una che si accendeva, lei no, perché... e cambia colore, scusatemi, scusate, ecco. Dunque, andiamo avanti, perché sempre in questo negozio di hobbistica... Allora, dunque, io stavo cercando dei cassetti, perché non ci sto più con la collezione make-up e con altre cose. Ho trovato questi, li avevo visti online a 15 euro. Sono andata sul sito di questo negozio, che però non vende online, quindi spedisce, cioè non spedisce online, puoi solo ordinare il negozio, e ho preso questi.
è grandissimo. Non ho capito cos'altro c'è dentro, ma lo studierò. Ah, è per infilarli, ok. Quindi, dato che li voglio mettere in camera ed è al posto di tutte quelle scatole che ho, questi sono molto più ordinati e più comodi, li ho presi nei colori che richiamano un po' la camera, quindi in legno. Quindi così e l'altro così. È un rosa perla, carino, molto carino. Sì. No, dice solo variopinto. E questi li ho trovati in offerta, quindi dico sì, ok, ci sta, anche perché così dopo la cassettiera sarà una cosa del genere e ci piace. Volevo farla assieme a voi perché volevo sistemare anche altre cose, ma vedremo un attimo. Allora, a questo punto io direi che vado a prendere le borse, quelle di Chiabì, e vi faccio vedere alla veloce che cosa ho preso, soprattutto perché tante cose è stato proprio Brontolo a dire: ma tu ce le hai, io non ce le ho, perché io non ce le ho, come si funziona. Vi farò un discorso a parte su questo, però vi faccio vedere. E rieccomi. Allora, il discorso a parte è semplicemente che io spesso compro da Chiabì con l'ordine online e poi lo faccio arrivare in negozio, così guardo le cose che mi piacciono e acquisto, compro solamente quello che mi piace o che va bene. Ad esempio con le scarpe, perché ne vedrete diverse in questo video, e le scarpe non si capisce mai se è un numero o se l'altro, poi dipende anche dalla calza, e quindi prendo sempre due numeri ed e poi dopo le provo ed prendo quelle che mi vanno bene, perché facendo con l'acquisto online il reso è a pagamento, quindi anche no, grazie, dato che ho negozio vicino. Però tante cose che compro sono cose che mi servono, cioè comode, pratiche, che mi servono. Quindi ad esempio adesso sto utilizzando una sciarpa ed con il pile dentro, che andare fuori alla sera a passeggio facciamo fino alle 10 di sera, perché normalmente ci andavo anche dopo, però adesso in questo periodo c'è il coprifuoco alle 10, ma solitamente andiamo anche fino a mezzanotte quando non c'era questo coprifuoco. Inizia ad esserci un po' freschino, oppure prendere legna, oppure andare nei campi, ecco. E allora ho queste sciarpe belle calde, oppure quelle cose belle calde, ma Brontolo non ce l'aveva. Io me le posso prendere per me? No, perché ce le voglio anche per lui. E quindi vi faccio vedere un attimo. Allora, dato che ero là però, io mi sono presa questo sciampone. Per me è rosa, per me. Che mi sembra caldissimo. Bella, calda, a me piace. E poi dopo, iniziamo con le cose che ho preso, sì. Ve le faccio vedere così lo spacchetto anche. Allora, questa è la prima, ecco, io ho di questi, non so, si chiamano scaldacollo, snood, ed è con la parte interna in pile, questa in sherpa, comunque caldissime, e mi piacciono, io mi trovo benissimo, perché sono comode anche da mettere sotto le giacche, e lo voleva anche lui, va bene, questo penso di averlo preso per me, perché ha comunque i fili brillanti. Non so che cosa si veda con questa luce, ma cerchiamo di... Mamma mia, ma quante cose ho preso? Cerchiamo di farvi vedere. Poi, altra cosa che ho preso per Brontolo, perché qui se no non è mai contento. Cappello uguale al mio. Perché? Perché all'interno è in pile. Quindi un cappellino caldino con l'interno in pile, che secondo me dovrebbe essere contento. Andiamo avanti, altra cosina sempre per Brontolo. Sciarpa, questa volta è una sciarpa normale, oltretutto è anche molto bella, guardate che bella, fatta così, lunga, e ha sempre il pile, quindi si può girare. Sapete che non vi ho detto i prezzi per tutte queste cose? Non so come dirvi i prezzi, perché il cartellino, io avevo lo sconto del 25, quindi questo ad esempio veniva 10 con lo sconto del 25. Magari vi dico i prezzi interi, poi considerate voi in base agli sconti. Il cappellino veniva 7 euro, la sciarpa questa a collo 9 euro, dovete sempre considerare che io l'ho pagato con lo sconto del 25, però se vi interessa da guardare, era uno sconto mio, quindi uno sconto che non era per tutti. Questa qui non c'è il prezzo,
ma credo sui 10 euro, probabilmente era nella scatola. Andiamo avanti. Se lo sento brontolare solo una volta, povero lui. Perché gli ho preso anche questo, sempre 10 euro. Ok, questo è in blu, è per lui, con la particolarità che ha questa culisse, quindi volendolo ce lo può anche stringere. Prima volta che lo sento brontolare, perché non ha qualcosa di caldo, povero lui. Andiamo avanti. 10 euro, altra sciarpa uguale all'altra, ma completamente nera, più elegante, la può mettere anche di giorno, andare al lavoro, perché no? Sempre 10 euro, sempre col pile dentro, quindi deve essere solo che contento. Sciarpa per me. Questa è un rosa diverso. Eh sì, perché se io col trucco le macchio, quindi ad esempio ho sempre la mascherina, ma io il rossetto ce l'ho sempre. Questa invece è 12 euro, quindi anche l'altra 12 euro. Così, sempre bella caldina. Poi così quando la lavo posso mettere l'altra. Io ragazzi continuo a appoggiare qui, non so tra quanto crollerà tutto. Andiamo avanti. Scusate, tiro fuori un po' di cose, perché sennò domani siamo ancora qui. Ok. Così posso rimettere dentro queste prima che crollino. Io in questo video non voglio fare tagli, posso non fare tagli. L'unica cosa che, ed è qui lo dico ma non lo so ancora, non so se sono riuscita a registrare le clip perché le ho fatte quasi di nascosto. Si sa che non si può registrare nei negozi. E quindi vediamo. Allora, questa è una vestaglia da 15 euro, sempre scontate le 25. Allora, questa ha una storia. Perché ha una storia? Perché io ho queste vestaglie, così, ne ho di due colori, grigia e bianca. E questa è un maculato, ecco. Non è che dica che bello il maculato, no, non ci vado matta. Ma queste sono per stare in casa, quindi proprio non mi interessa assolutamente ed è che colore sia. E questa è per stare in casa ed è solo che io sto in casa e dopo vado fuori, magari c'è il corriere, vado a prendere i pacchi e quindi mi si sporcano e le voglio lavare e voglio il ricambio, ecco, solo per quello. Cosa invece molto pucciosa che vi faccio vedere perché non potevo non farvele vedere. Allora, le ho prese in tutti i colori. Calzine! Non calzine normali, calzine, loro le chiamano pantofole perché... non ce n'è neanche una aperta, ma adesso le apro, ne aspettate. Cerco di aprirne una, questa qua rossa. Comunque sto guardando adesso un'inquadratura che fa schifo, è una luce che fa schifo. Ora capisco perché normalmente sono abituata con due ring light e una softbox. Mamma mia. Chissà l'audio com'è. Sto togliendo il gancettino per farvele vedere. Allora, sono così. Sono pantofoline, qua sono morbidine e dentro completamente in sherpa, lo chiamano loro, questa cosa sono spettacolari, hanno l'antiscivolo, quindi anche sono pantofoline da poter usare senza scarpe, volendo ad esempio alla sera. Io queste le metto andare a letto, ragazze, io che ho sempre i piedi freddi, queste trapunta, scaldotto sopra e poi dopo comunque mi avvolgo piedi e gambe, ah, ho il pigiama in paille e mi avvolgo piedi e gambe in un altro plaid ed riesco a dormire. Allora, se ho caldo, sudo in estate, sudo un po', ma dormo. Se ho freddo, non riesco a dormire. La soluzione. Costano 6 euro l'uno e le ho prese. E io vorrei farvi vedere la temperatura, ma adesso ci sono in camera 11 gradi, quindi parliamone. Ecco, 6 euro l'uno, le ho prese in rosso, in grigio chiaro, in bianco e in grigio scuro, sì, perché quando le lavo e dovrò pure lavarle, ci metteranno un po' ad asciugarsi e quindi devo avere il cambio. Tutte 6 euro, 6 euro il paio, scusate, ma queste per me sono la svolta. Poi vediamo che cos'altro ho preso per me. Allora, ah sì. Ultimo paio, ultimo, non potevo lasciarlo lì. Stesso discorso delle altre, e oltretutto costano anche di più perché costano 8 euro, ma
hanno l'animaletto ricamato sopra, sempre stessa cosa, sempre in super sherpa dentro, sempre caldissime e sempre con l'antiscivolo. Colto tutto l'antiscivolo, non lo vedrete mai, mai fatto con le zampette. E sì, io penso che fino all'anno prossimo sicuramente non tornerò da Chiabì, ma sapete com'è. Vediamo, oddio, c'è rimasta una cosa, due che devo farvi vedere. Altro scadacollo. Sì, qualcuno l'ha preso anche per me, perché scusatemi, io ne ho uno ed è col trucco sempre il sporco, quindi è sempre da 9 euro questa. Sono stupendi, per me sono semplicemente stupendi. E questo invece l'ho preso per brontolo, perché insomma un po' per uno, Quindi questo è fatto sempre così, così, quindi grigio. E in questo caso c'ha la culissina, così. Quindi volendo, una volta che la mettete qui, potete stringere, stringete e vi si chiude. Effetto mascherina adesso, però, ed è comunque, vi tiene anche a caldo il naso e nella bocca, ed è, non è male. Allora, ultime cose che vi voglio fare vedere. Sì, non sono belle, ma sono da casa e quindi chi se ne frega. Prezzo 8 euro. Pantofoline con tutto l'interno in sempre morbidoso in sherpa. Ragazze, io ho 3 paia di calze al momento, ho freddo, l'unico riscaldamento che è il camino, basta, quindi per forza che io ho freddo, e con queste ho il piede più a caldino effettivamente. Adesso non vorrei fare delle cose assurde a farvi vedere, ma potrei farvi vedere, devo, quelle che ho al momento, un filo, anche queste sono pelose, e che, scusate, non scherzo, uno col pelo, due morbide, tre di lana, capiamoci, scusatemi, questo è un momento trashissimo, assolutamente trashissimo per me, ma dovevo dire, non sono una pazza e non sono che davvero c'è freddo. Allora, queste qui, perché sì, dovevo, poi anche qualcosa di un po' più serio. Allora, guardate che belle, guardate che belle stivaletti che sono gommati, quindi vanno benissimo anche con la neve. Adesso vi dirò il prezzo, perché in questa non c'è. Cosa molto particolare. Allora, intanto appoggio sul tavolo perché sono pulite, comunque sia, dopo ci do un colpo. Si presentano così, con i lacci, ok, quindi hanno questa pelo girocaviglia, e io le ho prese in questo blu scuro, ma ci sono anche nere e rosa. Rosa mi sembrava un po' esagerato e nera è molto classico, ma vi devo farvi vedere che hanno il pelo anche all'interno, quindi anche qui sono completamente pelose fino in fondo. Scusate, ma è una cosa meravigliosa. Allora, il prezzo, ci sarà il prezzo di queste? Magari se staccate l'etichetta, lo cerco nello scontrino, ve lo dico alla fine il prezzo di queste. Appoggiamole qui intanto, anche perché non trovo lo scontrino. E poi ci sono queste, che tuttora hanno dentro questa duck back bellissima. Guardate che belle, aspettate, eccole così. Queste magari non le metterei quando piove, però sono davvero belle. Hanno la cernierina qui per aprirle, poi hanno questo pellicciotto che si può, una volta chiuso, tenere così, ecco, e si vede così, oppure tenerlo su, molto belline. Altra cosa importante, dentro c'è questo altro peletto, e di queste, vabbè, c'è anche l'altra ovviamente. Ora che ho finito, non vedo lo scontrino. E mi rituffo nella borsa per cercare lo scontrino. Ok, scontrino trovato. Allora, aspettate che le ritiro fuori perché ce l'ho già in mano. Queste vengono 35 euro, queste qui, mentre queste qui 25. E io sapete che ho preso con lo sconto del 25%, quindi
però là nel caso io di tutte queste ho preso una taglia in più, ma comunque ho preso la mia e una in più proprio per vedere, perché con tutte queste calze, allora quando vado via non ho tre paia di calze, adesso non scherziamo. Quindi volevo qualcosa che ci stesse dentro, che non mi facesse male ai piedi, ecco. E basta, con questo direi che è davvero tutto. Un video assurdamente lungo ed basta perché vi ho fatto vedere tutto? Sì, vi ho fatto vedere tutto. Adesso vediamo importando dal computer se queste clip che ho provato a fare si sono salvate, se si vede qualcosa o se si vede solo la mia tasca, non lo so, proviamo. E niente. Io spero che questo video un po' particolare, ma così per divertirci, per non fare sempre delle video recensioni e un attimo un vlog per tenerci un po' di compagnia, spero di non dover fare tantissimi tantissimi tagli. Ed vi sia piaciuto, vi ho tenuto un po' di compagnia, quali di queste cose vi piacciono e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!